Grande fermento all'interno anche di quelli che sono gli interventi sugli impianti sportivi. Ricordo che stiamo lavorando da qualche mese su quello che è il sintetico, la realizzazione appunto del sintetico presso il campo del Vittorio del Curto al Vallato. I lavori sono a buon punto, la prossima settimana la Lega arriverà appunto per certificare l'omologazione della lavorazione del terreno per poi diciamo farci procedere con quella che è la stesura del sintetico e quindi riconsegnarci il campo a tutti gli effetti ai nostri atleti entro settembre. Contemporaneamente a questo è partito anche Sant'Orso con un ritardo, il campo è più piccolo, lo ricordiamo, ma la ditta è abbastanza tenace, anche questo dovremo essere a un buon punto, insomma per fine settembre contiamo che ci sia una restituzione anche in questo caso della realizzazione di un nuovo sintetico. E oltre questo abbiamo anche la pump track che realizzeremo al Vallato di fianco il parco urbano, si sono sospesi i lavori perché ci sono state delle scavazioni e verranno ripresi da metà settembre. Partirà anche la riqualificazione finalmente della pista Zengarini. Ricordiamo che all'interno di questa riqualificazione c'era prevista la ristrutturazione, come dire, il ripristino di quello che è la tribuna che non era utilizzata per motivi di calcestruzzo che cadevano, ma anche poi di efficientamento della struttura a tutti gli effetti, anche nel vero senso della parola. Bene, noi oggi a settembre inizieremo proprio da lì. Per quanto riguarda il cappotto termico, la parte di muratura da mettere in sicurezza, su quella struttura prevederemo anche una copertura. In quell'impianto ci sarà anche il rifacimento di tutta la pista d'atletica, oltre che la realizzazione di una nuova struttura sportiva indoor, quindi al chiuso, e sarà un rettifilo, un tunnel, dove all'interno si potrà praticare sia l'atletica, ma anche altre discipline sportive. Settembre sarà anche un periodo favorevole per intervenire in alcuni impianti dove abbiamo la necessità di portare delle migliorie. Al circuito Marconi sostituiamo il gazebo fatiscente e successivamente a questo sostituiremo all'interno dell'impianto del tiro a volo di Monte Schiantello due tiri di piattello, quindi due macchinari senza i quali non avremmo potuto candidarci più a competizioni di carattere nazionale. Un altro intervento che faremo per quanto riguarda lo sport e il benessere è la palestra a cielo aperto che realizzeremo in un'area verde a Ponte Sasso, proprio in un'area che andrà a ospitare 5 nuovi attrezzi e quindi uno spazio dove tutte le persone potranno allenarsi appunto a cielo aperto.